In a world of constant evolution, where the line between man and machine begins to blur, a new age of possibility emerges. Ciao a tutti ragazzi e bentornati nuovamente sul mio canale e in questo nuovo video. Come vedete sono in compagnia della mia BMW S1000RR. Andremo a sostituire lo scarico con un altro ancora più performante. Sul telefono cellulare ho scaricato un'app per poter andare a calcolare i decibel e confrontare questo scarico Krapovich con quello nuovo che andremo a montare, così da poter calcolare la differenza di rumorosità tra l'uno e l'altro. Inoltre vi metterò anche il link qui in descrizione per poter acquistare il raccordo per poter montare tutti i silenziatori con un diametro in bocco da 60 mm, perché è un problema che hanno riscontrato tantissime persone, essendo che la BMW S1000RR monta solamente collettori da 65 mm e la maggior parte dei silenziatori in commercio sono da 60, quindi poter montare i silenziatori da 60 mm su questi collettori non è fattibile. Ho trovato in commercio questo riduttore che consente di andare a montare e rendere compatibili quasi tutti i silenziatori di commercio, quindi vi lascerò il link qui in descrizione. Adesso, dopo la sigla, andremo a montare il nuovo scarico e buona visione. Facciamo riscaldare per bene questo 4 cilindri in linea da più di 200 cavalli. Lì abbiamo posizionato il nostro telefono cellulare con l'app che già sta registrando i decibel che emette questo silenziatore a Krapovich. Aspettiamo di raggiungere la temperatura ottimale di esercizio di questo motore BMW, dopodiché full gas andremo a scoprire quanti decibel riuscirà a raggiungere questo scarico a Krapovich. Temperatura raggiunta ragazzi, andiamo. In a world of constant evolution, where the line between man and machine begins to blur, a new age of possibility emerges. Tutto pronto, rilevatore di decibel montato, adesso andiamo a sentire come canta questa BMW S1000RR con il nuovo scarico. Tutto pronto, check up fatto, si prova. Mamma mia! Abbiamo aumentato all'incirca 10 decibel ragazzi,
la temperatura. Paurosa, sembra una MotoGP. Wow, allucinante, allucinante ragazzi, qualcosa davvero spettacolare. Ragazzi, se il video vi è piaciuto cliccate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video.